Buongiorno, eccoci qui con Giovanni Veronesi, regista Una donna per amico, film uscito nelle sale il 27 febbraio con Fabio De Luigi e Letizia Castà. Dunque, iniziamo subito questa chiacchierata con Giovanni Veronesi parlando del suo ultimo film. Quando ho visto il film sono rimasto completamente impietrito nella poltroncina perché, diciamo, la Warner ha fatto un trailer che ha completamente spiazzato lo spettatore una volta seduti in sala. È stata una scelta studio a tavolino oppure completamente involontario sorprendere lo spettatore con un film che esce completamente fuori dagli schemi rispetto alla classica storia d'amore? Ma la storia dei trailer è una storia a parte, perché è come i titoli dei giornali. Non li fa il giornalista, li fa il titolista, che magari tira fuori dei titoli strampalati rispetto all'articolo. E così sono i trailer li fanno i traileristi. Poi vengono approvati naturalmente dalla Warner, anche da me, eccetera, eccetera. Però è un mestiere a parte. Di solito il trailer lo fanno quelli che non hanno niente a che vedere col film. Guardano il film una volta e tirano fuori quello che gli sembra più giusto e rappresentativo del film. Alle volte io sono d'accordo, alle volte non sono d'accordo, però me ne occupo poco perché è proprio un altro mestiere, come fare il manifesto, insomma, sono quelle cose che le delego molto alla distribuzione, in questo caso alla Warner. Io non mi piacerebbe neanche fare un riassuntino del mio film. Cioè, in 30 secondi devi dire cosa hai fatto, ma chi se ne frega, perché io devo dire, l'ho detto in un'ora e mezzo, perché lo devo dire in 30 secondi. Nei suoi film tratta sempre l'amore e tutte le sue sfaccettature. Con Manuale d'amore ha trattato l'adulterio, l'amore gay e l'innamoramento. Con questo film invece ci rappresenta un aspetto nuovo, l'amicizia tra uomo e donna. Da dove nasce l'esigenza di trattare un tema come questo? Ma mi sembrava divertente mettere in mezzo un uomo, nella fattispecie Fabio De Luigi, e metterlo in mezzo a sette donne che in realtà esprimono il sentimento dell'amicizia in modo completamente diverso, per alcune ostile, per alcune no, insomma. E De Luigi è la persona giusta, proprio è l'attore giusto, c'ha cioè il physique du rôle per essere l'amico, no? L'amico delle donne, c'ha cioè la faccia proprio da amico. Quindi mi sembrava divertente, ecco, io poi questo film l'ho fatto esclusivamente per divertire il pubblico, per essere vicino, avere un feeling con il pubblico, perché mi sembra che sia un argomento fatto apposta per il pubblico. In realtà tutti hanno avuto una donna per amica o un amico, e per cui insomma è un argomento di cui si può parlare tranquillamente usciti dal cinema o prima di entrare al cinema. Speriamo che non ne parlino durante il film, se no vuol dire che non gli Io piace, stanno parlando. designerei il suo film con una sola parola: inaspettato. Se lei dovesse descriverlo con una frase massimo, quale sarebbe? Ma guarda, a me di questo film piace molto il finale. Il finale mi piace tanto perché è un finale a sorpresa, non è un finale scontato, e quindi per essere una commedia è un finale anche un po' rischioso. Ma a me piace rischiare ogni tanto, per cui tutto sommato sono felice di aver fatto questo finale. Perché trionfa l'amicizia, veramente, dove qualcuno si sacrifica per l'altro, insomma, non è banale, ecco, non mi sembrava banale. Per il resto il film è una commedia abbastanza classica, con uno schema classico, c'è il tentativo di essere sempre un po' più originali, però insomma, diciamo che è nella linea delle cose che faccio io, per cui a me non è che sembra così diverso. Allora, di questo film rimarranno due cose su tutto. La frase questo paese mette ansia sui sentimenti e la parola Cesenasta. Ora, non volendo dibattere su Cesenasta, perché forse sfocerei nel banale nel chiederle cosa significa, vorrei un commento sulla frase questo paese mette ansia sui sentimenti. Ma questo paese mette ansia sui sentimenti, è vera sta cosa. Cioè, è un paese dove ti caricano di una responsabilità enorme quando ami un'altra persona, quando la devi sposare, devi mettere sulla famiglia e devi avere un comportamento morale, e c'è la religione, e c'è il Papa che ti sta addosso, e il divorzio non si può, e i profilattici, e l'appropriazione, e porca puttana, ma non ci lasciate fare in pace, ma è possibile che uno non possa amare senza avere delle responsabilità enormi? Mette ansia sto paese sui sentimenti, ci state mettendo ansia. Allora, Fabio De Luigi, parliamo
parliamo di lui. In rete sono esplosi numerosi apprezzamenti e molti lo vedono come l'erede designato di Verdone. Ora, chi meglio di Giovanni Veronesi, che ha diretto Verdone 4 volte, tra l'altro è uno degli artisti con i quali ha collaborato di più insieme a Sergio Rubini e Dario Bandiera. Secondo lei, esagerato l'accostamento Fabio De Luigi-Verdone, visto che entrambi puntano sulla mimica facciale per stimolare la risata? Sono due attori completamente diversi. Verdone è un'icona della comicità, Verdone è il massimo, Verdone è una persona che ha un mondo suo, si porta dietro un mondo suo particolare, per cui ogni volta che fa un personaggio lo carica di questo mondo e lo rende veramente particolare e originale. E la sua comicità è una comicità indotta, cioè tu devi procurargli delle cose e lui fa ridere. Fabio De Luigi è un comico molto raffinato, cioè è un attore raffinato, sebbene abbia fatto dei film dove la maggior parte delle volte faceva ridere facendo le gag, cascando per terra, ruzzolando dalle scale, prendendo botte. Nel mio film, ad esempio, invece, tira fuori una raffinatezza che fino ad oggi, secondo me, non aveva ancora espresso al meglio, ed è lanciato verso una carriera sfolgorante, perché è un attore completo, per cui può amare, può far ridere, può essere triste, allegro, all'interno della stessa scena. Ha una faccia molto, molto fotogenica, per cui sta simpatico a tutti e è uno degli attori in pole position per avere futuro in Italia. La sua nuova vita, registicamente parlando, inizia lo scorso novembre, quando riesce, secondo alcuni fortunatamente, secondo altri sfortunatamente, ad affrancarsi dalla Filmauro di De Laurentiis. Questa sorta di rinascita, se così la possiamo chiamare, inizia con L'ultima ruota del carro, film molto profondo dove non si cerca la risata, tra l'altro mai gratuita, ma lo scopo è quello di rappresentare Italiano Medo nato negli anni 60. Perché ha messo da parte il film prettamente comico per realizzare una commedia dei toni più maturi? Allora, io ho passato 10 anni con De Laurentiis a fare dei film, secondo me, divertenti, belli, e anche con dei significati, a partire da Che ne sarà di noi a finire a Manuale da Bordo, non trascurando Italia, Genitori e figli. Penso che De Laurentiis sia uno dei più bravi produttori che ci sono. È uno che capisce il cinema, annusa le cose, sente, è molto istintivo, ma è umorale, ma sente il successo, sente l'idea, sente l'artista, è un rapporto molto fisico quello che instaura con i suoi artisti, e quindi anche di litigate, di controversie, però anche di grande amore, grande generosità. Quindi io sono stato molto bene. È stato un periodo molto vitale della mia vita. Mi svegliavo la mattina ed era come se fossi un atleta che doveva andare subito in gara. Tra l'altro, insomma, ho ancora da fare un film con lui, per cui insomma, il nostro rapporto non è assolutamente concluso e finito. Mi sono preso una pausa, diciamo, fisica, perché ogni atleta ha bisogno di riposarsi ogni tanto, e quindi ho fatto questi due film con la Fandango e con la Warner, con i quali ho avuto un rapporto eccezionale. Sono persone che hanno come priorità nella loro vita il dialogo con le persone, li stanno a ascoltare, capiscono, controbattono, ma con una logica, insomma, non guardano soltanto ed esclusivamente al commercio, ma guardano anche all'opera. Sono attenti alle volontà dell'artista, insomma sono persone delicate, sono persone raffinate, sono persone che hanno un loro modo di approcciare con il cinema. Sono due cose completamente diverse. Aurelio è il fuoco, le fiamme, la forza, la vitalità, e ad esempio Procacci, in questo caso, è la riflessione, la razionalità, la ragionevolezza, ed è un modo completamente diverso di fare cinema. Facciamo una cosa, io le dico dei nomi e lei per ognuno di essi mi fa un commento telegrafico, massimo 30 secondi. David Bowie. La persona più intelligente e snob che abbia mai conosciuto nella mia vita. Robert De Niro.
il più grosso trasformista che abbia mai conosciuto nella mia vita. Di sera, quando cena, è un signore anziano di 70 anni, un po' ingobbito e col cappellino, e di giorno, quando si veste di scena, diventa il più bell'uomo Dario Bandiera. del mondo. Una persona che non finirebbe mai di farti ridere. Monica Bellucci. L'insegnante di marketing che abbia più forza nella storia del marketing. Leonardo Pieraccioni. Un amico da 20 anni. Silvio Muccino. L'entusiasmo impersonificato, anche troppo Valerio Solverino. a volte. Se dovessi scegliere un momento per descrivere la sua filmografia, indicherei senz'altro l'ultimo minuto di Manuale d'amore 2, in cui Verdone conclude il film con un discorso bellissimo sull'amore e sulla storia vissuta dal suo personaggio. Penso personalmente che Verdone in quel minuto descrive tutto, tutto a Veronesi. Cioè, fa un discorso sull'amore e poi dopo litiga con la figlia, quella gag in cui appella elegantemente il padre, eccetera. Se lei invece dovesse indicare con una sola scena o un particolare momento la sua filmografia, quale... Guarda, avete centrato un bersaglio particolare mio, perché quella è l'unica poesia che ho scritto nella mia vita. Io non mai, mi sono mai avventurato a scrivere poesie. Ho scritto una poesia e una canzone. Basta, fine. Non ho più scritto niente, anche se magari avrei potuto dedicarmi anche a quello, perché suono, canto, mi diletto, ma da solo però. E c'è la neve nei miei ricordi, c'è sempre la neve, e mi diventa bianco il cervello se non la smetto di ricordare. È l'unica poesia che ho scritto. Perché è vero, tanti l'hanno presa come se fosse la cocaina, pensavano che questa roba bianca fosse la cocaina. Invece io, siccome ho vissuto molto in un posto dove c'era la neve da piccolo, era molto più semplice il significato. E quindi penso che quello sia un momento che mi rappresenta davvero tanto. Mi piace ogni volta. E poi mi piace vedere che viene cliccato tanto su YouTube, in rete, perché effettivamente c'è molta sincerità in quel momento. E la gente, quando tu sei estremamente sincero, se ne accorge. È per quello che io vado su Twitter e twitto tutto quello che mi passa per la testa. Ma è fantastico per me. Io non desidero neanche che la gente mi risponda o avere un dialogo, conoscere persone. Quello mi accade normalmente nella vita e mi basta così. Ma avere una specie di grande cesta dove poter buttare tutti i propri pensieri e sapere che non vanno a finire nello spazio o si disperdono nell'aria, ma che qualcuno li legge, li raccoglie, li fa suoi, mi sembra una grande conquista per un essere umano. Lei su Twitter ha scritto che le persone non hanno capito il film di Sorrentino, perché non è assolutamente un inno all'Italia, ma piuttosto una critica. Cosa ne pensa? Ma no, ma tutti l'hanno preso come un inno. Il sindaco Marino ha detto è lo spot più bello da fare per Roma, ma l'ha descritto come un cimitero. Ma come non hanno capito questa cosa? La canzone della Carrà, Raffaella, ora io te lo dico, forse non è chiaro che la canzone, il remix di quella canzone nel film è un'anticamera dell'inferno. Cioè non è che bello c'è la mia canzone. Quella è un remix di una ossessività incredibile. È l'inferno il film di Sorrentino. È la tragedia più assoluta, la decadenza più assoluta. Non si riparte da lì. Quelle sono le ceneri di dove siamo arrivati. Non è una ripartenza, è una morte. Mettetelo Sì. bene in testa. Ci hanno dato l'Oscar perché siamo morti. Bene, ringraziamo Giovanni Veronesi, regista di Una donna per amica, attualmente nelle sale cinematografiche, che ha concesso questa chiacchierata con topcinema.it.